Buongiorno a tutti amici di Betty e Marco e buon pranzo. Allora, oggi vi faccio una pasta semplicissima, ma con una particolarità. Intanto andiamo a vedere subito gli ingredienti, che sono i pomodorini, e dobbiamo andarli a cuocere subito. E poi vi faccio vedere. Allora amici, ho preparato una padella. Andiamo a mettere dell'olio extravergine, accendiamo e facciamo cuocere i nostri pomodorini. Io ho preso il datterino, che per me è un po' più dolce, e li mettiamo dentro in padella. Li andiamo a condire con un po' di sale e qualche fogliolina di basilico. E li facciamo cuocere senza aggiungere acqua, a fuoco lento. Amici, i nostri pomodorini stanno cuocendo. Intanto ho preparato già la pentola con l'acqua perché è una pasta molto veloce. Aspettiamo che finiscano di cuocere i pomodorini e vi faccio vedere. Amici, i nostri pomodorini sono pronti. Adesso vi faccio vedere cosa vado a fare. Allora, amici, versiamo i nostri pomodorini nel bicchiere. Ma che pasta è questa? È una pasta speciale. Come si chiama? Allora, Gio, il nome. Io devo sapere, io devo Ma capire. poi mettiamo in descrizione gli ingredienti. Non è che ogni pasta che faccio ha un nome Vabbè, particolare. vedo i pomodorini Pomodorini. che li stai frullando. Esatto, E poi questa cos'è? questa è la stracciatella. Ah, che meraviglia. Sì, ma c'è un ingrediente, un altro ingrediente Quello poi. segreto. Non è segreto. Allora, la stracciatella, mettiamo un filo d'olio, mettiamo due foglioline di basilico, va bene, e andiamo a frullare. Allora, amici, una volta formata questa crema, che già per me è meravigliosa, appena Una delizia. è pronta vado a calare la pasta, ma poi vi faccio vedere un altro mix che vado a fare per concludere la nostra portata. Quindi intanto lasciamo la cremina qui e andiamo a calare i nostri spaghetti. L'acqua bolle, andiamo a cucinare i nostri spaghetti. Mettiamo un po' di sale. E giriamo e facciamoli cuocere. E mi sposto di nuovo al bancone perché vi voglio fare vedere come vado a cosa vado a fare con il mix, il tritatutto. Allora, amici, mentre la pasta cuoce, andiamo a prendere del parmigiano, mettiamolo in un tritatutto. E andiamo a mettere del basilico fresco. Ok, andiamo a tritare. Intanto i nostri spaghetti cuociono. Guardate che meraviglia, parmigiano e basilico. Vediamo se gli spaghetti sono pronti. E appena sono pronti andiamo a mettere la pasta in padella e la andiamo a condire. Amici, nella stessa padella dove abbiamo cotto i pomodorini andiamo a mettere la nostra crema. Ma Mamma, che già meraviglia. questa è una Crema di delizia. pomodorini e È stracciatella. stracciatella. Una bontà. Spegniamo e andiamo a mettere la nostra pasta direttamente Quanti lì. chili di spaghetti mi hai calato? 300 grammi. A me bastano 300 grammi. Amore, ti ricordo che tu sei ancora a dieta. Beh, una dieta alternativa, così. Ah, Un giorno sì, ok. un giorno no. Alternativa. Ok, cominciamo a girare. Ma che squisitezza. Sì. Una bontà. È una pasta, secondo me, semplicissima da fare, perché i pomodorini proprio vogliono pochissimo. Una volta messa la pasta, andiamo a finire con la nostra spolverata di parmigiano e basilico. Una bontà. Parmigiano Sì, molto buono. e basilico. Meraviglioso. Quello che rimane lo potete conservare ovviamente in frigorifero, guardate. È già solo il Io un profumo altro po' è io l'avrei meraviglia. messo. Un altro po'? Mettiamo un Perché altro poi devi girare tutto, quindi. po'. Ok. Una meraviglia. Oggi una pasta semplicissima, però secondo me gustosa. Fatela.
Sì, pomodorini, stracciatella e poi un mix tra parmigiano e basilico. Spero che vi sia piaciuta questa pasta. Se vi è piaciuta, la fate. Noi vi auguriamo buon pranzo. Ci vediamo stasera con una ricetta, ragazzi, meravigliosa. Buon pranzo da Betty. E Marco. Un bacio, ciao Ciao amici. amici.